Una proposta di provvedimento amministrativo per i 7.000 tirocinanti calabresi, rappresentata il consigliere Graziano Di Natale, segretario questore della massima assemblea regionale. Si tratta di una proposta di provvedimento amministrativo, completa, ma emendabile ovviamente, che sarà oggetto di emendamento rispetto alle indicazioni pervenute dai lavoratori. È un'idea che può essere modificata, può essere emendata, che farà il suo corso, è già stata assegnata alla terza commissione, poi dovrà essere licenziata se si vorrà dal Consiglio per poi andare all'esame del Parlamento. Però all'inizio io ho semplicemente detto che essendo una proposta sarà aperta ai contributi delle parti sociali, dei lavoratori, dei sindacati, di quanti vogliono dare appunto un impulso ad una situazione che in Calabria deve essere risolta. La proposta può essere utile a porre la parola fine ad una situazione ormai insostenibile per tanti padri e madri di famiglia che devono essere riconosciuti quali lavoratori a tutti gli effetti. All'obiettivo di creare una certezza per i lavoratori. I lavoratori che, ripeto, vengono chiamati tirocinanti quando sono anni, parecchi anni, che svolgono le loro funzioni essenziali all'interno delle pubbliche amministrazioni. Come voi sapete, i tirocini durano per un tempo limitato, non possono durare per 3, 4, 5, 6 anni. Questa proposta ha appunto l'obiettivo di cercare di stabilizzare una posizione lavorativa che ormai è diventata essenziale per tanti lavoratori in mobilità che svolgono funzioni fondamentali all'interno delle pubbliche amministrazioni.